Bene, allora buongiorno a tutti. Oggi dovremmo occuparci del tema delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e lo faremo, direi, sotto un triplice profilo. Il tentativo del mio intervento sarà quello di effettuare una mappatura, direi, generale delle tipologie di procedure, individuarne o cercare di individuarne alcune delle funzioni e soffermarci su, direi, alcuni punti problematici che possono, immagino, essere di interesse nell'ambito delle funzioni o professionali o appunto da amministratori o funzionari dell'amministrazione che svolgete. Dopodiché seguirà una relazione da parte del professor D'Ancona, che invece avrà d'oggetto delle procedure specifiche, cioè un'analisi più mirata ad alcuni modelli procedimentali, e per finire la dottoressa Quadri invece interverrà anche essa su un tema molto interessante, che è quello sempre dei modelli di affidamento, ma con un confronto e quindi anche un affondo su quello che è il tema delle concessioni. Quindi abbiamo un ampio spettro che oggi ci aspetta e che appunto abbiamo pensato di sottoporvi. Allora, iniziamo dando delle linee generali sulle procedure appunto di affidamento dei contratti. Che cos'è una procedura di affidamento? Allora, tendiamo tutti quanti a dare per scontato e a chiamarla gara in modo atecnico. In realtà non sempre questo si verifica. Sono delle procedure che sono sì tese al concorso, alla promozione di un confronto concorsuale o concorrenziale, ma non sempre si limitano e si così identificano con il modello o con la nozione di gara. La cosa che mi preme sottolineare è che le procedure, e che forse viene a volte dimenticato, che le procedure di affidamento dei contratti pubblici sono dei procedimenti amministrativi a tutti gli effetti. E questo è importante sotto un duplice profilo. Il primo è derivato dal fatto che lo stesso codice oggi all'articolo 30 ultimo comma ci detta una disposizione di carattere residuale, per cui, salve le previsioni speciali contenute nel codice stesso, si applica la legge 241 del 1990, cioè la legge sul procedimento amministrativo. Proprio perché quindi sono dei procedimenti amministrativi, possiamo delinearne delle fasi che vanno da una fase di avvio, una fase di svolgimento, quella che è la fase istruttoria nei procedimenti di carattere ordinario, una fase decisoria vera e propria, e poi addirittura abbiamo la fase effettivamente integrativa dell'efficacia nel meccanismo oggi previsto, che non è più di aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva, almeno dal punto di vista terminologico, ma proposta di aggiudicazione e aggiudicazione, e dopodiché abbiamo una fase di carattere esecutivo o esecutorio, a seconda dei casi, che appunto prevede la stipula del contratto e la sua esecuzione. In questo ambito abbiamo una figura, ovviamente, trattandosi di un procedimento amministrativo, che è quella del responsabile unico del procedimento, il RUP, questo soggetto che è chiamato a fare praticamente tutto nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti, o meglio, tutto ciò che non fanno gli altri, insomma, ecco, ha una funzione di carattere residuale in base al codice e una pluralità di funzioni, peraltro, che si estendono dalla fase programmatoria a quella esecutiva. Quindi ha proprio un ampio spettro di intervento con delle funzioni che naturalmente sono analoghe e paragonabili a quelle del responsabile del procedimento amministrativo in senso lato, ma con delle specificità. Tanto è vero che è richiesta per la nomina del responsabile unico del procedimento in materia di procedimenti preordinati all'affidamento dei contratti pubblici la titolarità di alcune competenze tecniche necessarie per poter avere questo ruolo, in mancanza delle quali è ammesso, ovviamente nei limiti stabiliti dal codice, sia il ricorso a professionalità esterne, quindi un'assistenza e un supporto al RUP, ma anche e soprattutto viene
dal codice prevista la possibilità della creazione di una struttura fissa, ordinaria, all'interno dell'amministrazione, che svolga proprio funzione di supporto al responsabile unico del procedimento. Naturalmente questo è rimesso alla capacità auto-organizzativa delle amministrazioni, che al loro interno si decidono come di fatto organizzarsi, anche in base alle risorse e alle capacità e alle dimensioni di ciascuna amministrazione. Ciò che è però diciamo previsto come indicazione, e queste indicazioni che il codice ci dà, ci in qualche modo evidenziano l'attenzione che deve essere portata nei confronti di questa figura, che svolge dei ruoli effettivamente delicati, di grande responsabilità, ma anche di impegno dal punto di vista tecnico, professionale per certi versi e intellettuale sicuramente elevato. Quindi c'è un'attenzione da parte del codice nei confronti di questa figura. Dicevamo appunto un procedimento amministrativo, quindi delineiamone le fasi proprio in maniera estremamente sintetica, proprio per darci così una traccia che poi ci servirà per eventualmente apprezzare le singole differenze che sono disciplinate dal codice in relazione ai diversi modelli di affidamento. Siamo portati a pensare che, almeno immagino così in via ideale, lo step 1, il primo passo per procedere all'affidamento di un contratto, sia quello della determinazione a contrarre o del decreto a contrarre a seconda degli ordinamenti, appunto, delle tipologie di amministrazione. In realtà il primo passo non è questo, perché il codice ci dice che la determinazione a contrarre e comunque la decisione dell'amministrazione di rivolgersi al mercato viene assunta nel rispetto degli atti di programmazione che avete approfondito nello scorso due incontri fa con il professor Boscolo. Questo è molto importante perché appunto il codice rimarca l'esigenza di un avvio di un procedimento che potrebbe essere appunto identificato con questa determinazione, che si allinea con un procedimento precedente e presupposto, che è quello appunto dell'individuazione in via prognostica e di programmazione dei bisogni della pubblica amministrazione o della volontà dell'amministrazione in qualche modo di raggiungere certi obiettivi. Questo è importante sia per quanto avete già visto negli scorsi appuntamenti, ma per quello che vedremo anche negli incontri futuri, perché da una parte l'ottica emergenziale, cioè la necessità di rivolgersi al mercato dettata da un'esigenza contingente e momentanea, sicuramente porta in sé delle sacche di inefficienza. Stipulare un contratto senza avere programmato la possibilità di stipularlo tendenzialmente consente di raggiungere risultati di minore efficienza contrattuale rispetto invece a un'azione sul mercato ragionata e programmata con anticipo. Dall'altra parte, questo diciamo programmazione è nemica della buona negoziazione e della buona contrattazione, da un lato. Dall'altro abbiamo anche programmare, di manifestare con anticipo i propri bisogni, consente agli operatori economici che sono interessati a partecipare alle selezioni concorsuali di a loro volta programmare la propria azione imprenditoriale e quindi allineare per tempo le proprie modalità di auto-organizzazione in relazione ai bisogni della pubblica amministrazione, per arrivare quindi, quando si effettuerà effettivamente la procedura di selezione,
in uno stato di allineamento tra quelle che sono le richieste della pubblica amministrazione e quelle che sono invece le offerte, appunto, che vengono formulate dal mercato. Questo non solo nell'ottica, appunto, di avere un buon contratto e quindi poter spuntare delle buone condizioni contrattuali nell'ambito della confronto concorrenziale, quindi solamente con riferimento alla logica del singolo, della singola commessa, ma in una ottica più ampia che consente di raggiungere degli obiettivi che sono anche diversi rispetto a quelli che ci immaginiamo essere sottesi al singolo contratto. Mi riferisco ad esempio al perseguimento, che poi approfondiremo negli incontri futuri, ad esempio delle finalità di carattere ambientale o delle finalità di carattere sociale, cioè finalità che non hanno una stretta attinenza con la singola commessa o il singolo contratto. La programmazione in questa prospettiva è essenziale per consentire di smuovere gli operatori e farli allineare a quelle che sono le richieste della pubblica amministrazione e così ottenere indirettamente degli effetti che non hanno una diretta e immediata attinenza al contratto stipulato. Lo vedremo poi più specificamente negli incontri che seguiranno, ma il concetto fondamentalmente è quello per cui se l'operatore conosce con anticipo, l'operatore privato conosce con anticipo i bisogni della pubblica amministrazione, è in grado, se vuole aderire a quel mercato, quindi fa una scelta di carattere imprenditoriale, è in grado di modificare i propri sistemi produttivi per allinearsi a quelle che sono le richieste della pubblica amministrazione, e lo può fare per tempo. Quindi, ad esempio, se la pubblica amministrazione richiede un certo tipo di emissioni o un certo tipo di ecocompatibilità nel processo produttivo di un certo imprenditore, dirlo per tempo consente l'adeguamento del processo produttivo e quindi, da una parte, la possibilità dell'imprenditore di rispondere positivamente alla gara quando verrà bandita, e dall'altra all'amministrazione di ottenere l'obiettivo che ha, come dire, in qualche modo indotto a inserire nelle previsioni, prima di programmazione e poi di bando, questi elementi che non hanno una stretta e diretta attinenza con il contratto. Quindi, diciamo, questa fase zero, per così dire, è quella della programmazione, a cui poi segue la determinazione a contrarre. Poi abbiamo una fase di pubblicità, che è quella che a seconda del tipo di procedure può avere forme diverse, quindi può essere una fase, per così dire, passiva, con la pubblicazione del bando di gara che stimola direttamente la presentazione delle offerte, oppure può avere una fase più propulsiva in cui c'è una manifestazione di interesse sostanzialmente dell'amministrazione a voler ricevere le offerte, una successiva presentazione della disponibilità o della pubblicità che si configura con degli elementi che di tipo progressivo, con appunto delle fasi che si succedono tra di loro. Dopodiché, ovviamente, abbiamo la fase in cui c'è l'esame delle offerte, e in questo caso, a seconda della tipologia di procedure che poi vedremo in maniera sintetica, ha delle caratteristiche peculiari e quindi può avere un'analisi, diciamo, solo legata agli elementi presentati dall'offerente, oppure un tipo di indagine più approfondita che prevede anche un confronto dinamico con gli operatori del mercato, e quindi con degli strumenti di negoziazione che poi possono avere, diciamo, valenze diverse a seconda della tipologia delle procedure che potremo vedere. Dopodiché, appunto, vi è la fase di valutazione delle offerte vere e proprie, appunto con la individuazione di quelle che sono le offerte migliori all'esito di questa istruttoria, una proposta di aggiudicazione
che identifica quella che è la soluzione migliore che è emersa da quella procedura e che sostanzialmente poi determina la possibilità di individuare il contraente che, se in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando e dalla legge, potrà poi stipulare il contratto finale. Ecco, intanto ci ha raggiunto il professor D'Ancona, che poi appunto a seguire mi intratterrà, come vi dicevo, su alcuni modelli specifici. Su questo diciamo ci sono sì alcune novità da parte del codice, ma direi non particolarmente significative rispetto al codice precedente, rispetto al tema della aggiudicazione, se non sotto il profilo della pubblicità, con degli elementi che hanno attinenza più che altro, hanno un rilievo più che altro sul processo amministrativo, quindi sul giudizio amministrativo che si può incardinare nel caso, si può appunto avviare nel caso di contenzioso su appunto la procedura di affidamento dei contratti. E dopodiché appunto decorsi i termini della cosiddetta standstill, cioè il termine dilatorio tra l'aggiudicazione definitiva e appunto la stipula del contratto, potrà essere stipulato il contratto effettivamente e iniziata l'esecuzione. Tutto questo meccanismo che abbiamo cercato di sintetizzare in maniera assolutamente anche generale, perché poi ha mille declinazioni, come voi ben sapete, a seconda di quelle che cercheremo di dare poi una mappatura anche di queste, a seconda della tipologia di contratto che dobbiamo cercare di affidare, rappresenta appunto la fase in cui la pubblica amministrazione esercita dei poteri di carattere autoritativo. Quindi è la fase in cui sono esercitati effettivamente dei poteri amministrativi, la giurisdizione quindi compete al giudice amministrativo e come tutti appunto gli atti che emergono e sono esito di un procedimento amministrativo. Perché la pubblica amministrazione però è tenuta a svolgere tutto questo complicato procedimento per arrivare alla stipula di un contratto? Perché non può fare delle negoziazioni come fanno gli altri operatori privati? Beh, perché ci sono delle esigenze diverse che animano la pubblica amministrazione rispetto al singolo contraente privato. E la pubblica amministrazione è tenuta a rispettare obblighi diversi da quelli dei privati cittadini. Il procedimento quindi che abbiamo descritto in maniera analitica, in maniera sintetica, è diciamo preordinato a soddisfare una serie di esigenze che nascono e provengono principalmente dal diritto comunitario e che poi sono state declinate e incamerate anche dall'ordinamento nazionale, ovviamente con la normativa di recepimento. Queste esigenze sono tra di loro, direi, in alcuni casi confliggenti, e da questo conflitto nasce l'esigenza di una pluralità di modelli di affidamento dei contratti pubblici. Quindi, perché abbiamo più modelli di affidamento di un contratto? Perché ciascun modello, in maniera maggiore o in misura minore, cerca di raggiungere una delle finalità che sono sottese appunto allo svolgimento dei procedimenti amministrativi per la stipula dei contratti pubblici. Quali sono queste esigenze che possiamo individuare e che tra di loro sono, diciamo, almeno astrattamente confliggenti? Abbiamo un principio generale di non discriminazione di stampo comunitario, quindi un principio di libera concorrenza inteso come capacità e possibilità per tutti gli operatori del mercato di accedere al mercato della pubblica amministrazione, cioè alle commesse che la pubblica amministrazione affida. Quindi libertà di ingresso nel mercato, questo è un principio fondamentale. Accanto a questo abbiamo un principio di concorrenza inteso sotto un'altra accezione, che è quella di far confrontare
gli operatori del mercato, affinché tra di loro, in un'ottica di carattere antagonistico, facciano emergere quelle che sono le migliori condizioni contrattuali che in relazione a quella specifica commessa possono essere offerte. Il principio del confronto concorrenziale tendenzialmente consente, appunto facendo leva sulle logiche imprenditoriali di carattere egoistico ed antagonistico, di far ridurre al minimo il guadagno possibile, l'utile possibile da quell'intervento ai singoli operatori, perché se questa riduzione al minimo dell'utile non è sufficiente, hanno come contropartita quella di essere esclusi da quella commessa. Quindi tendenzialmente l'obiettivo è quello di manifestare al massimo il proprio schema di costi e ricavi e guadagni per poter sperare che la pubblica amministrazione preferisca la propria offerta rispetto a quella di un altro concorrente. Quindi un'ottica concorrenziale non vista dal punto di vista della non discriminazione, quindi non vista dal punto di vista degli operatori, ma un'ottica concorrenziale funzionale alla pubblica amministrazione. Dopodiché abbiamo anche una serie di risultati, come vi dicevo, appunto secondari, che sono quelli che non hanno un diretto collegamento con quel contratto, ma ha finalità di carattere ambientale, di carattere sociale e quant'altro. Tutte queste esigenze evidentemente hanno dei momenti di conflitto, perché se da una parte possiamo immaginare di valorizzare la massima partecipazione possibile di tutti i soggetti interessati e quindi favorire quel principio di concorrenza inteso come libertà di accesso al mercato, come non discriminazione, necessariamente abbiamo una pubblica amministrazione che è limitata nella propria facoltà di scelta, perché deve consentire, quantomeno in una fase iniziale, la massima partecipazione possibile. Quindi si impone alla pubblica amministrazione un principio per cui deve essere garantito il maggior accesso da parte di tutti i soggetti interessati, e necessariamente, quindi per definizione, abbiamo una restrizione della facoltà decisionale. Nell'altra ottica abbiamo una prospettiva completamente opposta, cioè abbiamo la possibilità, si viene attribuita alla pubblica amministrazione di scegliere nell'ottica di ottenere una commessa vantaggiosa e quindi ottenere un contratto efficiente, ma evidentemente la scelta per definizione impone una rinuncia, e da questo punto di vista è di senso opposto rispetto all'esigenza di una maggiore apertura possibile del mercato. Se vogliamo fare una semplificazione, possiamo immaginare quindi che le cosiddette procedure aperte o ristrette, ma che hanno un grado di automatismo spiccato e una possibilità di partecipazione estesa, rispondono alla prima esigenza che il diritto comunitario ci segnala, cioè volontà di far accedere al mercato tutti i soggetti interessati e esprimere una libertà, appunto, di accesso e di ingresso nel mercato della pubblica amministrazione. Ovviamente non è l'unica esigenza, manifestano come esigenza prioritaria questo tipo di aspetto. Dall'altra parte, viceversa, le procedure che prevedono o delle restrizioni all'ingresso, nel senso che con un minor grado di pubblicità, o più specificamente degli elementi di negoziazione vera e propria, le procedure cosiddette flessibili, e cioè che consentono alla pubblica amministrazione nel corso dello svolgimento della procedura di intervenire e interagire con l'operatore per far emergere attraverso una negoziazione, che però a quel punto diventa bilaterale, salvi alcuni casi, sono appunto preordinate a garantire dovrebbero essere preordinate a garantire un miglior risultato economico da quella singola commessa, quindi un'efficienza maggiore per la pubblica amministrazione. Quindi, sempre con una semplificazione, potremmo dire che le procedure cosiddette rigide, immaginiamo in questo senso le procedure aperte e le procedure ristrette,
hanno da una parte un maggior grado di partecipazione e dall'altra la riduzione più o meno accentuata del grado di discrezionalità della pubblica amministrazione nell'individuazione del miglior offerente. C'è una predeterminazione significativa dei criteri, un automatismo nella scelta e l'impossibilità sostanzialmente di intervenire in corsa. Dall'altra parte, le procedure invece cosiddette flessibili hanno come tratto distintivo gli elementi esattamente contrari, cioè una più ristretta platea di soggetti che vengono consultati e una maggiore discrezionalità della pubblica amministrazione nell'individuazione del miglior offerente. Bene, queste sono, diciamo, delle categorie di carattere generale. Però, calate nel concreto, non sempre quello che chiamiamo in un modo è poi di fatto a quel tipo di risultato che ci attendiamo, insomma, o quantomeno il risultato concreto che viene prodotto attraverso l'applicazione delle disposizioni normative non sempre è perfettamente sussumibile nella categoria astratta a cui fa riferimento. Faccio degli esempi. Ad esempio, noi sotto questo tipo di logica possiamo distinguere, o meno si è abituati a distinguere anche nell'ambito della statistica, ordinamenti che preferiscono modelli di affidamento rigidi e quindi procedure aperte o ristrette con criteri predeterminati, e altri ordinamenti invece che preferiscono modelli flessibili. Ad esempio Italia e Germania e in generale i paesi che cosiddetti di civil law sono, diciamo, annoverati tra coloro che danno una preferenza per i modelli di carattere rigido e quindi per le procedure aperte o ristrette. Viceversa, i paesi di common law, ad esempio l'Inghilterra, sono quegli ordinamenti che sono ritenuti così, con una spiccata preferenza per gli strumenti di carattere flessibile. E quindi ci si immaginerebbe maggior concorrenza intesa come maggior accesso al mercato ad esempio in Germania, minor concorrenza, restrizione dell'accesso al mercato in Inghilterra. In realtà, se andiamo poi a vedere i dati concreti, non è così. Non è così perché ciò che fa la differenza è la declinazione concreta del modello astrattamente previsto dall'ordinamento comunitario nell'ordinamento nazionale. Questo lo dico perché poi, quando andremo ad esaminare i singoli modelli, bisognerà poi capire se effettivamente, al di là di come lo chiamiamo e di dove lo vogliamo incasellare, quelle regole che ci siamo dati come ordinamento nazionale rispondono alle esigenze che il modello appunto vorrebbe conseguire. L'esempio che vi volevo fare appunto è che in Germania l'80%, 85% circa delle commesse vengono affidate con procedure aperte o ristrette, comunque diciamo di carattere rigido, ma con delle peculiarità tali per cui il mercato non è effettivamente così aperto, non c'è questa pluralità di operatori come ci si aspetterebbe a fronte appunto di quello che abbiamo detto. Perché? Perché le modalità di concreto recepimento di questo tipo di procedure prevedono una predeterminazione dei criteri di scelta e soprattutto di qualificazione molto restrittiva. Quindi, nonostante il modello sia astrattamente riferibile a quella logica, nello stato dei fatti il recepimento concreto restringe effettivamente, dal punto di vista sostanziale, il mercato a un numero ridotto di operatori. Non c'è quindi quell'apertura alla totalità, perché ci sono delle regole introdotte appunto dall'ordinamento tedesco che raggiungono un risultato diverso. Il caso dell'Inghilterra, anch'esso astrattamente potrebbe farci pensare a un mercato ristretto, e invece se osserviamo i dati vediamo la fattispecie completamente opposta, perché la procedura negoziata, che in Inghilterra ha un rilievo sicuramente significativo e addirittura prioritario e maggioritario rispetto a tutte le altre procedure, che quindi dovrebbe farci pensare, secondo la nostra formazione di preoccupazione del legislatore per anni nei confronti della procedura negoziata, che sempre i soliti soggetti sono quelli che sono ammessi a contrattare con la pubblica amministrazione. Ebbene, se vediamo i dati, questo non è vero.
Non è vero, perché la procedura negoziata, così come concepita in Inghilterra, con pochi formalismi e con un'applicazione di carattere generale, consente di fatto una applicazione anche del principio di rotazione di carattere comunitario e un'interlocuzione della pubblica amministrazione con più soggetti. In sintesi, se noi da interviste appunto che vengono fatte agli operatori del mercato, ritengono che il mercato inglese delle commesse pubbliche sia un mercato ad alto tasso di concorrenzialità, nonostante appunto il modello applicato sia quello che, come abbiamo detto, dal punto di vista della dogmatica dovrebbe essere quello meno propenso a far aprire le porte della pubblica amministrazione a un numero maggiore di soggetti che vogliono contrattare. Quali sono quindi gli elementi che in realtà rilevano nella valutazione di come può essere strutturata una procedura al di là dei nomi e al di là di come poi il legislatore la recepisce? Sono elementi di carattere concreto effettivamente, perché poi diciamo le disposizioni hanno sempre la necessità di essere applicate nel concreto. Un elemento fondamentale per poter far sì che ci sia l'applicazione di una procedura flessibile che tuttavia non contraddica le esigenze di parità di trattamento e di apertura del mercato, come ad esempio il caso inglese, o d'altra parte l'applicazione di una procedura aperta che tuttavia non venga ingabbiata in un rigido formalismo che non poi consenta all'amministrazione di ottenere un risultato efficiente dalla stipula di quel contratto, dipende fondamentalmente dalle capacità della stazione appaltante. Dipende molto da questo, cioè dalla capacità di gestire la fase di gara, di predisporre il bando in una certa misura e successivamente di darvi applicazione. Questa esigenza è recepita dal nostro legislatore con il codice, sia prevedendo strumenti di accentramento delle competenze e quindi in un'ottica di specializzazione, sia avvertendo l'esigenza, accertando la necessità che certe tipologie di contratti dotati di una particolare complessità possono essere stipulati solo da certi tipi di amministrazioni. Ed è tutto qui il ragionamento, cioè dipende dalla struttura, dipende dalla capacità di organizzazione, dipende dall'esperienza anche delle singole pubbliche amministrazioni. Dare applicazione in un modo, diciamo, divisione per così dire, o comunque in modo adeguato alle procedure che il legislatore mette a disposizione, è essenziale per raggiungere l'obiettivo. Dipende poi anche dal tipo di contratto, evidentemente, perché non possiamo pensare di applicare una procedura di carattere flessibile per fare emergere il miglior assetto contrattuale in contratti di carattere molto semplice. Se occorre reperire la cancelleria dell'università, ad esempio, per cui esiste il prodotto, esiste il prezzo di mercato, esistono dei tariffari e quant'altro, non è immaginabile, non sarebbe nemmeno efficiente dal punto di vista del procedimento amministrativo immaginare un confronto negoziato con tanti soggetti, perché il contratto ha una natura di carattere banale, usuale. Tanto è vero che sono quelle anche prestazioni che il nostro codice oggi ci consente di aggiudicare ancora al prezzo più basso, senza introdurre il tema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Viceversa, i contratti più complessi sono quelli che hanno delle variabili differenti che quindi richiedono un intervento anche in corsa, per colmare quelle che sono le cosiddette asimmetrie informative tra la pubblica amministrazione e gli operatori e la capacità quindi di conoscersi e di conoscere durante la negoziazione. Ma questo è un'esigenza che sorge solo in certi tipi di contratti, non in tutti. Altro elemento che è essenziale, sempre nell'ottica di un'applicazione in un senso o in un altro delle procedure, è la durata del contratto e la durata dei meccanismi di controllo. Più il contratto è lungo e più i meccanismi di controllo si prolungano nel tempo, maggiori sono le chance della pubblica amministrazione di indurre dei comportamenti virtuosi. E quindi, anche a fronte di procedure, per così dire, ristrette,
quelle che abbiamo chiamato flessibili, che tendenzialmente focalizzano l'attenzione su pochi operatori. In ogni caso l'amministrazione, attraverso degli strumenti che sono esterni rispetto alla fase di selezione vera e propria, ha la possibilità di ottenere comunque delle garanzie di buon andamento e di efficienza di quel contratto da parte dell'operatore, perché evidentemente se il contratto dura molto l'operatore ha tutto l'interesse a perseguirlo fino alla fine per poter ovviamente ottenere il corrispettivo, e se esistono dei meccanismi di controllo di lungo periodo che incidono sulla reputazione dell'operatore, evidentemente un comportamento virtuoso non è scelto dall'operatore semplicemente perché non viola la legge, perché diventa conveniente a quel punto, cioè diventa conveniente essere un partner credibile della pubblica amministrazione per poter essere scelti in futuro. Quindi queste variabili molto concrete incidono poi sulla effettiva determinazione di che tipo di procedura stiamo svolgendo e quali finalità quella procedura può perseguire, ancorché sia dal punto di vista astratto inquadrabile in un modello piuttosto che un altro. Quindi questo è quello che volevo cercare di sottolineare, quindi che al di là della nomenclatura di tutti i nomi che possiamo trovare nel codice o delle ripartizioni che possiamo trovare sui manuali dei singoli modelli di affidamento, ciò che conta è come poi questi modelli vengono applicati sia dal legislatore nazionale, che ci dà delle regole eventualmente diverse da quelle del legislatore comunitario, ma soprattutto nell'ambito della pubblica amministrazione. Detto questo, vediamo di cercare di delineare quali sono le modelli di affidamento dei contratti che oggi il nostro codice prevede. Direi che elencarli tutti è quasi impossibile. È quasi impossibile perché in realtà non abbiamo solo i modelli che il codice ci indica se guardiamo appunto l'indice degli articoli. Perché questi i modelli di carattere generale che adesso vedremo, ne faremo un'elencazione così in maniera molto sommaria, in realtà poi si declinano in modo differente a seconda delle tipologie concrete, appunto. Perché al di là delle tipologie di affidamento che possiamo immaginare, quindi procedura aperta, quella che tutti quanti conosciamo in maniera a cui associamo di più il concetto di gara, no? Pubblicazione del bando, tutti possono partecipare, presentazione delle offerte, valutazione delle offerte secondo i criteri predeterminati nel bando. Procedura ristretta che prevede la fase di invito e quindi una successiva fase di valutazione delle offerte solo dei soggetti che hanno manifestato il proprio interesse ad offrire e sono stati invitati dalla pubblica amministrazione. Poi abbiamo delle procedure cosiddette appunto flessibili, che sono quelle che prevedono un confronto con gli operatori, cioè quella che oggi chiamiamo procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione. Questi tre strumenti hanno come caratteristica quella di prevedere delle fasi progressive e delle fasi di valutazione delle offerte e di interazione con gli operatori che si protraggono nel tempo, ma che non hanno una predeterminazione cristallizzata sin dall'inizio. Nel corso dello svolgimento della procedura, per fasi progressivi, si affina il giudizio dell'amministrazione con dei meccanismi differenti. Questo naturalmente sulla carta, perché poi nelle esperienze concrete, come vi diceva il professor Cafagno nella prima lezione, ad esempio il dialogo competitivo è uno strumento che non ha avuto grande seguito quantomeno nel nostro ordinamento, per una serie di ragioni, sia per la complessità sia per l'alto tasso di contenzioso che questi tipi di valutazione possono produrre, ma anche mi sentirei di dire per una certa refrattarietà degli operatori a partecipare a questo tipo di procedure. Quando nacque il dialogo competitivo, quando fu contemplato nelle prime direttive del 2004,
nasceva, almeno nella fase di gestazione delle direttive, come una modalità per la pubblica amministrazione di mettere a confronto in una fase, diciamo, embrionale dell'identificazione delle esigenze della pubblica amministrazione i vari operatori per fare emergere quali potevano essere le soluzioni che il mercato poteva offrire ai bisogni che l'amministrazione sapeva di avere. Questo problema però di cosiddetto di una sorta di brainstorming, no? Ciascuno portava la propria soluzione, ci si confrontava, venivano confrontate le varie opzioni, la pubblica amministrazione imparava dal mercato e con un'operazione poi sintetica, almeno idealmente nella fase iniziale, avrebbe potuto identificare quale soluzione migliore alle proprie esigenze, poi mettere sì questa a gara. E quindi identificare sostanzialmente un pacchetto di soluzioni tecniche sulle quali poi tutti i soggetti che avevano partecipato alla prima fase avrebbero potuto presentare delle offerte. Ebbene, questa soluzione ha determinato da subito delle difficoltà e l'opposizione degli operatori economici, perché un tema in conflitto con questa esigenza era quello della tutela del diritto di proprietà intellettuale. E quindi c'era un certo tipo di opposizione da parte degli operatori che avevano eventualmente o avuto una soluzione particolarmente brillante a quel problema, di metterla a confronto e di diffonderla anche ad altri concorrenti senza avere la certezza poi di ottenere la commessa. È vero che chi in qualche modo aveva ideato la soluzione in via prioritaria avrebbe potuto probabilmente avere delle condizioni economiche diverse, perché avendola poi introitata aveva in qualche modo capito come farla funzionare e quindi i costi effettivamente sarebbero stati più efficienti rispetto forse a un neofita, ma questo non è detto e soprattutto non vale anche per le future selezioni. Quindi il legislatore comunitario si è preoccupato inizialmente, nella versione iniziale del dialogo competitivo, di stabilire il cosiddetto divieto di cherry picking, cioè di poter scegliere da parte dell'amministrazione, da ciascuna soluzione proposta, le parti che erano più interessanti per poter fare poi un discorso complessivo sul quale effettuare le offerte. Questa cosa di fatto ha da un lato tutelato gli operatori, o meglio rassicurato gli operatori, ma dall'altro ha effettivamente snaturato la funzione sminuito la funzione del dialogo competitivo, portando la pubblica amministrazione a fare dei colloqui, sostanzialmente dei confronti bilaterali con ciascun operatore, ma senza metterli in confronto tra di loro. L'evoluzione nelle direttive da ultimo appunto emanate dal legislatore comunitario e la recepimento ovviamente pedisseco nel nostro ordinamento del dialogo competitivo sembrano superare questo tipo di ragionamento per certi versi. E questo ovviamente, se da una parte ha restituito un certo tipo di funzione pubblicistica allo strumento di affidamento del contratto, dall'altra ha ricreato questo tipo di preoccupazione nell'ambito degli operatori. Quindi anche lo scarso successo applicativo da una parte può essere imputato alla complessità della procedura, al rischio di contenzioso e quant'altro, dall'altra c'è anche una uno scarso appeal nei confronti dei potenziali operatori di questo tipo di procedure per la questione che abbiamo ricordato. Quindi dicevo, le procedure che noi abbiamo nel nostro codice sono tante, sì, sono queste che abbiamo sinteticamente elencato, ma non sono solo queste, perché poi si differenziano a seconda del tipo di contratto, quindi se dobbiamo affidare dei servizi, delle forniture o dei lavori, se dobbiamo affidare delle concessioni, ci sono delle differenze, se bisogna stipulare, bandire dei concorsi di idee o di progettazione, vi sono delle differenze. Le materie contano, nel senso che abbiamo appunto i settori, come voi ben sapete, ordinari, i settori speciali e i settori esclusi, in cui, come abbiamo detto nello scorso incontro, nonostante si chiamino esclusi, non è vero che non prevedono l'applicazione del codice e di certi tipi di procedure.
ci sono delle procedure semplificate, verosimilmente vanno osservati dei principi e non delle disposizioni, ma sempre di procedure si tratta, che sono ben diverse ovviamente da quelle, ad esempio, dei settori ordinari, anche se non sono analiticamente disciplinate. Un altro esempio è l'affidamento diretto, per esempio. Affidamento diretto è un tema che poi approfondiremo negli incontri successivi, ma non ha un'analitica disciplina nell'ambito del codice, viene richiamato. Poi evidentemente abbiamo delle fonti di eteronormazione come le linee guida ANAC che si soffermano sulle condizioni per poter effettuare l'affidamento diretto, ma è una procedura che in qualche modo non viene ricordata nell'elenco generale delle procedure o dei modelli di procedurali per poter affidare un contratto pubblico, eppure esiste. E ancora possiamo distinguere tra contratti che hanno valore sovrasoglia o sottosoglia, a maggior ragione con il nuovo codice. Mentre in passato la differenza tra sovrasoglia e sottosoglia di fatto non modificava granché le tipologie di procedure da seguire se non sotto il profilo della pubblicità, oggi questa differenza comporta anche proprio delle modalità diverse di affidamento della commessa pubblica in senso analitico e sono appunto specificamente disciplinate. E poi non dimentichiamo appunto i profili tecnologici, ad esempio, cioè gli elementi che sono a disposizione della pubblica amministrazione per contrattare con della strumentazione tecnologica, come ad esempio le aste elettroniche, tutta la questione del mercato elettronico, che è un tema di grande interesse perché prevede al proprio interno una pluralità, una fusione dei modelli che abbiamo descritto sinteticamente poc'anzi. Perché consente in alcuni casi di applicare anche attraverso delle procedure che possiamo identificare come formalmente rigide, almeno in partenza, delle modalità di acquisizione delle offerte in modo dinamico e quindi una contrattazione dinamica che è consentita dalla strumentazione appunto tecnologica. Abbiamo poi la procedura negoziata. La procedura negoziata senza pubblicazione di bando, che è, diciamo, il retaggio, l'eredità della vecchia trattativa privata, che nell'ambito del codice attuale recepisce sostanzialmente in maniera pedissequa i casi che sono consentiti dal legislatore comunitario. E sono tutti casi che, adesso senza andarli a analizzare uno per uno, ma che ben conoscete, in cui sostanzialmente come filo conduttore abbiamo la impossibilità o la non utilità di svolgere un confronto concorrenziale con una pluralità di operatori perché non ci sono le condizioni per poterlo esperire. Perché la prestazione può essere fornita da un solo operatore, perché nessuno è interessato a fornire quella prestazione a un certo tipo di condizioni, altri, diciamo, casi che sono indicati specificamente appunto oggi nell'ex articolo 57, oggi articolo 63 del codice dei contratti. Ma ecco, in questo campo volevo, appunto perché abbiamo parlato di procedure per così dire nascoste o non immediatamente visibili, volevo soffermare la vostra attenzione su tre ipotesi in cui di fatto avviene una contrattazione ma che non è disciplinate in maniera esplicita dal codice e non è sussumibile in maniera immediata in uno dei modelli che abbiamo descritto sinora. Ad esempio abbiamo il tema del rinnovo dei contratti. Ora direte, il rinnovo del contratto è qualcosa che va a valle rispetto alle procedure d'affidamento, è qualcosa che ha a che fare con l'esecuzione. In realtà il rinnovo tradizionalmente è un istituto che viene in qualche modo ascritto a una forma di procedura negoziata con il soggetto affidatario.
perché se come dire, prestate attenzione, naturalmente si tratta di una rinegoziazione del contratto con un unico soggetto e quindi è di fatto una forma di procedura negoziata con l'affidatario. Questa è la ragione per cui il vecchio codice prevedeva un divieto espresso di rinnovo tacito ed il nuovo codice, a seguito del parere del Consiglio di Stato, non consente, se non in certi espressamente casi, ma sono situazioni assolutamente residuali, il rinnovo espresso. Proprio perché si tratterebbe di una forma implicita di procedura negoziata che non rientra nelle ipotesi che il legislatore comunitario consente. Un altro esempio è quello appunto dell'affidamento dei servizi complementari, ad esempio, che nel vecchio codice aveva sicuramente una possibilità di applicazione più ampia rispetto a quella che è prevista oggi nelle attuali disposizioni. In sintesi, in passato era sufficiente che potesse essere dimostrata sostanzialmente una inscindibilità della procedura del servizio complementare rispetto all'oggetto del contratto originario o una sua scindibilità ma un'assoluta necessità di esecuzione. Queste due condizioni tra di loro alternative consentivano l'affidamento in deroga tra virgolette alle selezioni concorsuali allo stesso aggiudicatario del contratto originario. Oggi abbiamo delle esigenze diverse perché il codice specifica che questa possibilità è ammessa, ma è ammessa solo laddove sia impraticabile il cambio di fornitore sostanzialmente, perché per ragioni economiche o tecniche non sia possibile pensare ad un altro operatore, oppure vi siano dei notevoli costi che possano comportare addirittura la duplicazione del costo o disguidi dal punto di vista dell'esecuzione del contratto originario che richiedono la necessità di affidare a quel operatore anche i servizi complementari. Poi abbiamo per i settori ordinari anche un limite di spesa che è quello del 50%, va bene, della commessa originaria, ma come concetto il legislatore pone l'attenzione sulla necessità di verificare se effettivamente questi servizi, che sono diciamo un'aggiunta e quindi anche una volta una negoziazione con un solo soggetto rispetto a quelle che sono le regole appunto generali per l'accesso al mercato della pubblica amministrazione, quindi in deroga a queste regole, sono indispensabili ed è necessario assolutamente affidarle a quel soggetto e non vi sono alternative. Questa è la verifica che il legislatore chiede e si lega in maniera questa ottica in maniera assolutamente significativa con l'attenzione che sia il legislatore, ma soprattutto nelle linee guida ANAC, viene focalizzata sul concetto di infungibilità di prestazione. Quindi la sensibilità che deriva anche dalla oggi maggior pregnanza del principio di rotazione ha spinto sia il legislatore nazionale che appunto poi ANAC nella emanazione di una linea guida proprio sul tema a interrogarsi su che cosa significhi infungibilità della prestazione, quindi assenza di alternative nel mercato che consentano quindi di conseguenza di poter applicare ad esempio la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara o altre tipologie di negoziazione assimilabile, vedi l'affidamento dei servizi complementari. Ecco bene, in questo tipo di linee guida ANAC ci spiega che l'infungibilità è data esclusivamente, o dovrebbe essere data esclusivamente, da una situazione di carattere sostanziale e quindi dalla esistenza di un solo fornitore nel mercato per una ragione ontologica, perché non ce ne sono degli altri, oppure perché esiste un diritto di privativa, quindi una ragione di carattere giuridico.
In questi entrambi i casi il soggetto a cui rivolgersi è uno ed uno solo, e quindi vi è una infungibilità della prestazione, nel senso che non è possibile ottenere lo stesso risultato da un altro soggetto, e quindi viene meno l'esigenza della gara o della selezione in più in generale. Il punto a cui prestare attenzione però, e questo è l'attenzione che viene sollevata appunto da ANAC, è in relazione al cosiddetto rischio di lock-in, cioè evitare che sia la stessa stazione appaltante, la stessa amministrazione a creare attraverso delle proprie scelte l'infungibilità del fornitore, e quindi fare in modo che, attribuendo un certo tipo di commessa che prevede investimenti significativi sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista della formazione del personale a un determinato fornitore, poi in futuro renda difficile sganciarsi da questo. È un tema molto complicato, perché da una parte, per poter evitare questo rischio, ANAC dà dei suggerimenti che astrattamente sono condivisibili, ma nel concreto, secondo me, si prestano difficilmente ad un'applicazione. Ad esempio, ANAC dice facciamo le gare sugli standard, cioè non chiediamo, questo è un principio anche più generale, no? Ovviamente, no? Non chiediamo la singola, il singolo elemento, la singola soluzione tecnica, ma facciamo la gara sullo standard, cioè sul concetto, sull'esigenza. Non è sempre così semplice individuare lo standard, soprattutto da amministrazioni che a volte non sono abituate a effettuare questo tipo di operazioni. E questo tipo, tra l'altro, di indagine richiede uno sforzo di prevenzione significativo rispetto al momento in cui si andrà poi a effettivamente pubblicare il bando, insomma, a svolgere la procedura di aggiudicazione. E comunque anche l'aggiudicazione sulla base degli standard non tiene conto dell'evoluzione tecnologica che necessariamente interviene, e quindi si potrà in qualche modo arrivare a una soluzione in cui, questo succede soprattutto nelle forniture che sono finalizzate poi alla garanzia di un servizio di interesse pubblico, in cui una certa percentuale del servizio è coperta da certi tipi di infrastrutture o di soluzioni tecnologiche. Quando occorre implementare o sostituire queste infrastrutture, queste soluzioni tecnologiche, ci si trova di fronte all'impossibilità di avere un nuovo operatore, perché la nuova tecnologia non comunica con quella precedente, e quindi si è costretti di fatto indirettamente a rivolgersi al precedente fornitore per poter ottenere e garantire la continuità del servizio. Quindi questo rischio di fatto non viene necessariamente soddisfatto anche basandosi sugli standard. ANAC ulteriormente suggerisce di impostare le gare multisourcing, cioè affidare quella commessa a più operatori per innescare poi una concorrenza nel riaffidamento successivo, laddove si ritenga sia necessario appunto fare delle implementazioni o delle modifiche al contratto originario. Ma anche questa soluzione, oltre ad avere delle capacità, delle possibilità di applicazione concreta molto limitate e molto difficili, perché gestire una gara da questo punto di vista con più operatori è sicuramente difficoltoso, non risolve comunque il problema, perché tutto il tema dell'aftermarket non lo risolve. Si potrebbero ipotizzare collusioni tra i due operatori prescelti, e quindi diciamo non è un tema di facile soluzione. Le potenziali modalità di risolvere questo, che è un problema effettivo, perché non tanto, io penso, per incapacità o scelte dell'amministrazione, quanto proprio per un gioco degli operatori del mercato, che hanno tutto l'interesse a creare questo rischio di lock-in, cioè hanno tutto l'interesse a dare delle soluzioni che sono esclusive e che non possono essere ripetute da altri, per poi ottenere anche l'implementazione e l'innovazione della commessa originaria. Può essere risolto non a livello di singole commesse, non a livello di singole amministrazioni. Le modalità di risoluzione sono, a mio avviso, e alcune ANAC le cita in questa linea guida, tre. La prima, va bene, a livello normativo.
si impone lo standard a livello di norma positiva. L'esempio tipico è quello dei caricatori delle batterie che devono avere delle caratteristiche di fungibilità. Il legislatore comunitario sta andando in questa direzione, quindi creare uno standard di fruizione di offerta di un certo tipo di soluzione che consenta l'interoperabilità, cioè il trasferimento di quella soluzione in più situazioni, per fare in modo che più amministrazioni possano servirsi con la accezione delle esigenze singole della medesima tecnologia di base. Altrimenti poi si verificano delle soluzioni di applicazioni un po' così problematiche, come nell'ambito i colleghi che sono in sala sapranno, insomma, le difficoltà che ci sono e anche le interferenze tra le soluzioni tecnologiche adottate per il processo amministrativo telematico e quelle per il processo civile telematico, che hanno due sistemi che non si parlano nemmeno dal punto di vista della codifica dei file che devono essere asseverati come firmati digitalmente. Cioè, è una cosa che effettivamente, pur essendo due strumenti che fanno riferimento alla stessa amministrazione in senso lato, hanno avuto un'applicazione differente e sono su due binari paralleli che, per incontrarsi, non saranno poche le difficoltà da risolvere. Quindi, diciamo, a livello normativo, la seconda soluzione potrebbe essere invece quella, che è sempre una soluzione indicata dal codice, di accentramento delle funzioni. Quindi questo tipo di selezioni, questo tipo di individuazione degli standard non deve essere fatto caso per caso, amministrazione per amministrazione, ma deve svolgersi a livello centralizzato. E questo dovrebbe garantire almeno un certo livello di omogeneità poi nelle commesse a valle, e quindi questo scambio di questa interoperabilità che riduce il rischio, appunto, di lock-in. L'altro elemento che invece può essere assunto come interessante strumento di prevenzione dalle singole amministrazioni potrebbe essere quello di inserire nelle condizioni di aggiudicazione, come costo inteso nella nuova accezione di costo della prestazione, inteso come ciclo della vita del prodotto, che il codice ben descrive, anche il costo di transizione verso il nuovo operatore. Quindi di fatto si esternalizza il maggior costo che dovrebbe derivare dal cambio di operatore e che limita la pubblica amministrazione, di fatto, perché comporterebbe una spesa aggiuntiva e uno spreco di denaro in alcuni casi per cambiare l'operatore da uno all'altro. Questo tipo di valutazione la si ribalta sull'operatore economico, e quindi si inserisce nell'offerta, valutando il costo complessivo del ciclo di vita del prodotto, della fornitura, anche la possibilità successivamente di cambio operatore. Ora, questo in astratto è condivisibile, in concreto è molto più complicato da operare, ma è un input. Ovviamente questo non risolve poi tutti i temi di inefficienza nel passaggio delle commesse. Certo, risolve il tema economico, ma se il passaggio da un operatore all'altro comunque crea un disservizio, il problema del rischio sostanziale di lock-in rimane. Quindi, come abbiamo visto, ci sono una serie di elementi che si nascondono un po' tra le pieghe del codice e ci dicono che in realtà le problematiche che sono sottese a queste procedure sono un po' più complesse da quelle della semplice lettura del codice stesso. E l'attenzione comunque del legislatore e di ANAC al contempo nell'applicazione di, appunto, queste tipologie di procedure è quella, comunque, nel nostro ordinamento di andare verso una soluzione che in qualche modo privilegi ancora tutt'oggi le procedure aperte, ristrette, quelle procedure rigide, rispetto alle procedure invece più flessibili, in particolare la procedura negoziata, per tutte le ragioni che abbiamo detto, perché non abbiamo solo i limiti, come abbiamo visto, indicati espressamente nell'articolo 63 del codice, ma ci sono anche tutte queste considerazioni di carattere sostanziale che fanno sì che, laddove si ritenga non sussistano
dal punto di vista reale, effettivo, le condizioni di applicazione della procedura negoziata, questa non può essere esperita. Quindi occorre una valutazione caso per caso e in concreto anche tenendo conto di questi spunti. Allora, io vi ringrazio, avrei terminato questa parte e diciamo che proseguiamo senza soluzione di continuità, se siete d'accordo. Volete fare una pausa? Non siete d'accordo, quindi farei proprio 5 minuti di pausa, perché poi c'è l'interessantissima relazione del professor D'Ancona che ci intratterrà appunto su alcune di queste procedure nel loro dettaglio. Ci vediamo direi allora 11:15. Grazie.